nostra postazione. Qui abbiamo smantellato tutto. Daniel, allora, benvenuto. Partiamo dall'analisi di questo pari, con tanti episodi, tante emozioni, e alla fine è venuto fuori questo 1-1. Comunque penso sia stata una bellissima partita. Adesso a memoria ricordo tantissimi episodi, anche dalla parte nostra, ma abbiamo rischiato pure di perdere in certi momenti del secondo tempo. Però noi abbiamo avuto una reazione dopo il gol di Castaldo. Una grande squadra, importante a livello tecnico, a livello di cattiveria, e però ci prendiamo il punto, ma c'è un po' di rammarico. Castaldo, Ciofani, gol dei Bomber, immancabili. Avete recriminato nel primo tempo per un rigore non concesso per un tocco di mani, che replay sembrano confermare, di Moretti. Nella ripresa invece l'avellino per Ardemagni, ma credo che la valutazione sia più generale, al di là degli episodi. Due squadre destinate a fare un gran campionato, Frosinone e Avellino. Credo di sì, questo è un campionato in cui l'aspetto agonistico è molto importante. L'Avellino sotto questo punto di vista è una squadra molto preparata, con un allenatore esperto e poi dei giocatori di qualità, perché Castaldo, lo stesso Ardemagni, poi per non fare altri nomi, comunque sono giocatori che possono far gol in qualsiasi momento, e quindi queste, quando c'hai dei giocatori così puoi andare lontano. Ci racconti un po' il gol? Il gol è un calcio d'angolo di Ciano, una palla in aria, ero marcato da Migliorini, che oggi mi ha francobollato abbastanza, però sono riuscito a liberarmi e a colpire con forza per un bel gol. Dobbiamo fare anche da parte vostra un aiuto, un augurio all'ASIC di una pronta guarigione. Lo speaker dello stadio ha invocato gli applausi che sono prontamente arrivati. Grande sportività, un in bocca al lupo a Richard Lasic, sì, sì, che ha subito questo grave infortunio. Un grandissimo in bocca al lupo, perché comunque sia, quando succedono queste cose è bruttissimo, e niente, mi associo allo speaker e a tutto lo stadio per un grande in bocca al lupo. Angelo, abbiamo il tempo per una domanda, passo l'auricolare a Daniel Ciofani, eccoci qui. Buonasera Ciofani, partita molto maschia anche, ricordava lei molti contrasti, ci sono stati parecchi episodi, dubbi. Le voglio chiedere una valutazione sul campionato, perché voi venite con questo pareggio da 8 risultati utili consecutivi, eppure non riuscite, no, a prendere il volo, a prendere quel distacco necessario per essere in maniera consolidata in vetta alla classifica. Sintomo di un campionato iperequilibrato. Sì, un campionato equilibratissimo, dove ogni partita alla fine è quasi uno scontro diretto, perché tutte le squadre possono giocare, tantissime squadre sono raccolte in pochi punti, quindi c'è voglia di vincere, però poi la fa la padrone il pareggio, perché penso che i pareggi siano i risultati più che si verificano di più, quindi è difficile. La squadra che riesce a fare qualche vittoria di fila, secondo me può prendere largo. Noi purtroppo non siamo riusciti in questo nell'ultimo periodo, ma confidiamo che giocando così potremo inanellare una serie di vittorie che ci può dare una spinta importante. Però per il momento vanno bene le 8 partite senza sconfitta. Grazie. Volevo chiedere io l'ultimissima sulle gerarchie di questo campionato, no? Molto equilibrato e difficile, proprio perché mancano i filotti, capire chi può scappare via e andare a primeggiare. Il Frosinone ovviamente vuole ritornare in Serie A, un'idea tua dopo queste prime 15 giornate, anche se è davvero difficile questa domanda. È davvero difficile, però io nomino le solite, sicuramente il Palermo è una squadra che ha dei giocatori che sono in nazionale, giocatori proprio forti anche a livello fisico, che anche se non fanno una, se non possono non giocare una partita bella a livello tecnico, però poi alla fine la zampara vincente riescono a tirarla fuori. Poi il Bari sta giocando veramente bene, poi in casa è una squadra che ha fatto più risultati di tutti, e questo è un aspetto importante in Serie B. E poi ci sono le neopromosse, negli ultimi anni è sempre stato così, quindi Cremonese, Venezia e Parma sono squadre che stanno facendo benissimo e possono essere squadre importanti. Avellino da playoff? Sì, assolutamente. Come ho detto, è una squadra che ha molta fisicità. Io l'avevo detto anche ai miei compagni quest'estate quando abbiamo fatto l'amichevole, secondo me era una delle squadre di quelle meteore che è da prendere con le molle. A
Partenio Lombardi, come vi siete trovati? Ora lo Stirpe è un gioiello autentico, però è stata anche una parentesi all'insegna del bellissimo rapporto che c'è tra le società e tra le piazze. Assolutamente sì, e poi abbiamo fatto 2 vittorie su 2 contro Cittadella e Bari, quindi ci siamo trovati benissimo. Adesso torneremo a ritorno, quindi speriamo di fare la terza. Ringraziamo Daniel Ciofani, gentilissimo, buon proseguimento, e noi lo liberiamo.